Bologna La Dotta è un po' l'epicentro passionale del motociclismo italiano. Proprio a Bologna, dopo 27 anni di interruzione, riprende fra il 1953 e il 1957 il giro motociclistico a tappe d'Italia, detto più brevemente Motogiro. Per la verità, di edizioni non ne erano state fatte molte, solamente quattro. La prima nel 1914, vinta da Malvisi sulla moto inglese Ariel. Le altre tre nel corso dei primi anni 20. Poi, di Motogiro, nessuno ne ha più parlato. Nel 1953, l'iniziativa per la ripresa è del giornalista Dedeo Ceccarelli, qui con Taglioni della Ducati e Mimmo Benelli, e di un dirigente della federazione, Aldo Bolognini. Luigi Chierici, direttore del quotidiano sportivo Stadio, se ne assume l'organizzazione. Negli anni 50, come già detto, la quasi totalità della produzione di serie in Italia è orientata verso modelli di piccola cilindrata fra i 75 cm cubici e i 175. Per l'appunto il Motogiro diviene il festival di questi piccoli bolidi a due come a quattro tempi. Del 1955 è la cronaca del terzo Motogiro della nuova serie che ci apprestiamo a seguire e che all'epoca il cinegiornale La Settimana Incom si appresta a documentare con largo impiego di mezzi, avvalendosi anche della collaborazione del prestigioso Piero Taruffi al volante dell'altrettanto prestigiosa Lancia Aurelia Spider America. Partono quaterne di concorrenti a distanza di mezzo minuto l'una dall'altra e noi dietro. Si va verso Trieste, sede della prima tappa. Chilometri da percorrere 441. In totale saranno 3438, ossia 30 di più del secondo motogiro e 57 di più del primo. Sono in gara le maggiori marche italiane. Gran folla sulla Persicetana, gran folla ovunque. Il tifo per la moto comincia ad avvicinarsi a quello per la bicicletta. Le ciliere a 175 verranno fuori alla distanza. Dopo aver conquistato 6 titoli mondiali nella velocità pura, collaudano la resistenza delle moto leggere di serie. Collaudo perfettamente riuscito, dirà la classifica finale assoluta. 5 gileristi fra i primi 10. Al passaggio a livello di 100, la febbre di questi audaci non si concilia con la prudenza. Anche i rifornimenti vengono presi d'assalto, con la conseguenza che non tutta la benzina finisce nei serbatoi. A Trieste il teleobiettivo attende il vincitore. È il 487 Emilio Mendogni su Morini. Accarezza il bracciale del primo in classifica. Esso gliel'ha dato, guai a chi lo tocca. Emilio Mendogni è stato un fortissimo pilota di piccole cilindrate, sia nella velocità su pista che in quella su strada. Dove sta la differenza? Nella velocità pura è richiesta una velocità alla perfezione, al massimo della sensibilità, raffinatissima e precisa, cronometrica, senza sbagliare mai una frazione di secondo, nel modo più assoluto. Ecco. Il velocista su strada invece? Il velocista su strada si può permettere magari di prenderla su con un po' più dolcezza, con un po' più calma, sempre però imparando bene il percorso, dove c'è il salto brutto, brusco. Allora quello se lo ricorda, la curva stretta, la curva pericolosa che può uscire fuori, viene memorizzata, diciamo così. La rimanenza uno va con una certa tranquillità, una buona dose di preparazione, in quanto deve provare il percorso in un modo enorme, sia di giorno che di notte, e una buona dose di resistenza. Ecco. 133 è Villa su Ducati, primo a Trieste nella categoria 100, ad oltre 106 di media. Vinto a Padova, finirà secondo nella classifica generale di categoria. A Padova, dove Fontarussi precediamo i concorrenti, Fiori per degli Antoni, primo nella categoria 100. Alla fine ne sarà il vincitore. Da Padova a Riccione, chilometri 270, una delle tappe più brevi, troverà modo di perdere quasi tutto il vantaggio in classifica generale, che a Padova era di 7 primi 12 secondi su Provini. Vincerà Lattanzi su Mondial. Mendogni era rimasto senza benzina a 15 km da Riccione. Per fortuna ne ha trovato un fiasco, a differenza di questo, costretto a spingere la moto per 16 km.
per il velocista puro ci può essere un'alimentazione adeguata a quel clima, a quell'ambiente, in quel dato luogo che lui corre, e qui andiamo bene. Mentre per lo stradista, da un giorno all'altro può variare, dal sole alla neve, perché sono tappe lunghe di 600 km, 650, 580, quindi il sistema di vitto deve essere controllato, non certo da parte mia, ma da parte medica, ecco. E aveva un medico che lo seguiva? Beh, c'era il medico della federazione, senz'altro, c'erano i medici che ci seguivano e che ci davano ordine di mangiare più o meno pasta, carne, verdura, frutta cotta, eccetera, si capisse, perché si poteva partire da Pescara, magari, non so, col sole, si arrivava su al Terminillo, magari con la neve. Adesso la strada si inerpica verso il Gran Sasso, ma le moto mordono la salita senza accusare lo sforzo. Nessuna sorpresa trovare la neve quassù. A Pescara, Mendogni conquisterà la sua terza vittoria di tappa e il bolognese Tartarini, vincitore assoluto del primo motogiro e vincitore di categoria nel secondo, conserverà il primo posto nella 100, nonostante una grave caduta che gli ha prodotto una ferita a una gamba. La quinta tappa che ci conduce a Taranto è la più lunga, 486 km. Con Taruffi precediamo i concorrenti al traguardo. Sul rettilineo affiancate le velocissime Rebello, primo per un solo secondo Ferdinando Speziali. Che tipo di preoccupazioni maggiormente lo potevano intimorire durante un percorso lungo? Beh, in intimorire c'erano delle incognite, ma il più era la tenuta del mezzo meccanico, che c'era, dolente o nolente, insomma c'era, era già una cosa abbastanza sicura, moto prova. Il più erano le fughe di qualche bambino, di qualche cane sul percorso, ecco, nonostante che fossero tenuti abbastanza bene, ecco, tutto lì. Ai protagonisti del motogiro Taranto Porsche il saluto del suo mare in un mattino d'incanto. Soltanto 45 minuti prima della partenza si ritirano i motocicli dal parco chiuso, dove sono custoditi dal momento dell'arrivo di tappa. 45 minuti per manutenzioni e riparazioni. Lo sfortunato Tartarini toppica sempre. Per mettersi in sella deve farsi aiutare, ma ripartirà ugualmente dando prova di eccezionale stoicismo. A Cosenza avrà perduto il primo posto nella categoria 100, ma a vantaggio di Degli Antoni, un altro ducatista non meno spericolato di lui. Altro infortunato il 148, Armando Bombardini, sarà costretto al ritiro. A Cosenza rivince Mendogni davanti a Speziali. Terzo, a meno di 3 minuti e mezzo, Vezzalini su Gilera. Lasciamo Napoli, dove ha vinto Vezzalini su Gilera, e filiamo verso Perugia. Dall'alto diamo uno sguardo panoramico alle strade della gara. Vediamo due Ducati tenere testa bravamente alla 2005 di Taruffi. Il brivido della velocità suscita un'ebbrezza comunicativa. Il pilota del nostro aereo ne è chiaramente contagiato. Perugia, sua città natale, Speziali teneva molto ad arrivare prima, ma le candele lo hanno costretto a più di una sosta, per cui si dovrà accontentare del secondo posto a meno di mezzo minuto da Mendogni. Eccoli ripartire per la nona e ultima tappa che in 274 km li riporterà a Bologna. Ultima tappa anche per Taruffi, vecchio centauro tornato fra centauri, sia pure sotto le vesti di automobilista. E con lui al volante possiamo seguire, sino a provarne un capogiro, la fulminea cavalcata di Emilio Mendogni. Ogni curva un rischio, ma questi giovani sono lieti di poterlo affrontare e superare. Così si dice e così si è campioni. Dopo 9 giorni di emozioni torniamo a salutare le due torri. Sprecciano i vincitori verso l'ultimo traguardo. Oggi primo Speziali, secondo Mendogni. Applausi per tutti. È una media primato, 105-635, è quella della Morini, con cui Mendogni ha scritto la più bella pagina della sua breve e già luminosa carriera.